Giornalista sì, ma gratis, di Maria Antonella. Lavorai per i primi 2 anni gratuitamente. Così prevedeva il praticantato, o almeno così mi era stato detto. Solo che quei 2 anni presto diventarono prima 4, poi 6, poi 8 e infine 10. Un giorno bussai alla porta del mio mentore, ora divenuto il mio capo. Lui mi accolse con un grande sorriso, che non mi negava mai. Io raccolsi tutto il coraggio che avevo e finalmente parlai, libera da tutte le paure che mi avevano trattenuto fino allora. Ciao Alessandro, posso? Certo Maria, accomodati. Presi posto davanti a lui e fu a quel punto che lui capì e mi disse: Senti Maria, se sei venuta a parlarmi del tuo compenso, ti dico fin da subito che non è aria. Come sai, il panorama editoriale non sta attraversando un bel periodo e io non posso far di più di quello che già faccio. Cosa significa? Chiesi incredula, già sapendo quello che di lì a poco mi avrebbe detto. Sono 10 anni che lavoro così. Quanto tempo ancora dovrò aspettare per avere il mio primo stipendio? Io non ho mai detto che ti avrei pagata. Se tu vuoi continuare a lavorare per me, è così. E poi, prima di te, ci sono i tuoi colleghi, che sono sempre in prima linea. Sono loro che dovrebbero lamentarsi, non tu, che in fondo leggi solo dei libri. Fu quello il momento in cui compresi il suo comportamento in quei 10 anni. Nonostante lo avessi aiutato a far crescere la sua testata giornalistica, lui non mi avrebbe mai portato avanti. Decisi di dire basta.